Cari amici telespettatori di Swiss World TV, torniamo in Italia alla piscina comunale di Legnano, torniamo a occuparci della nuotatori del Carroccio. Questa sera siamo a trovare i gruppi di nuoto agonistico e master, quindi rimanete collegati e scopriamo le novità. Ci ha raggiunto Thomas Falsita, il responsabile tecnico della nuotatori del Carroccio, una stagione che sta entrando letteralmente nel vivo. Beh, lo ricordiamo, tu segui sia il gruppo agonistico, che ha avuto una stagione davvero ricchissima e che avrà ancora tante gare, ma anche il gruppo master, che come lo ricordiamo sta concludendo il suo percorso in piscina per spostarsi in acque libere. Sì, grazie Axel. Sì, quest'anno stiamo finendo la stagione, adesso la finiremo sia con i master che gli agonisti più o meno tra metà giugno e fine luglio. L'obiettivo per gli agonisti è arrivare a fare il campionato regionale, che sarà bene o male tra la prima settimana di luglio e metà luglio, mentre per i master ci accingiamo a preparare i campionati italiani, che saranno a Riccione quest'anno alla fine di giugno. Un'ottima annata, i ragazzi, sia quelli vecchi che quelli giovani, si sono comportati veramente bene, sono molto contento e quindi di conseguenza una buona annata, devo dire, Axel. Beh, una nuotatori del Carroccio che, lo ricordiamo, al suo interno il gruppo di apnea, il gruppo master e il gruppo di nuoto agonistico. Soprattutto parlando del gruppo master, dei numeri davvero importanti, ma anche nel nuoto agonistico i numeri stanno crescendo. Sì, nel nuoto master, sia nel nuoto master che nel nuoto agonistico, beh, diciamo, come tesserati siamo arrivati circa un centinaio, che ci dividiamo più o meno tra un 18 categoria, che sono il, diciamo, gli agonisti, e circa una settantina, che poi sono più o meno i master e l'apnea. Quindi diciamo un buon risultato, considerando che noi nel 2004, quando siamo partiti, eravamo qui una quindicina. Quindi ottimo risultato dal punto di vista numerico, ma soprattutto anche perché vediamo che i tesserati ogni anno aumentano grazie al passaparola, che ci permette poi di incrementare il numero di tesserati. Quindi vuol dire che, insomma, stiamo lavorando bene sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista sociale, perché ricordiamo che il nuotatori del Carroccio è soprattutto sociale, socialità. Il nostro primo obiettivo è quello di riunire un gruppo di persone eterogenee che possano poi divertirsi con gli allenamenti e soprattutto arrivare a fine giornata per i master e soprattutto a fine giornata anche per gli agonisti. Ricordo che si allenano alle 7 gli agonisti, quindi un orario anomalo, con degli ottimi risultati, quindi molto soddisfatto, ecco. Ci ha raggiunto Serena Colombo, lo ricordiamo, la capitana della squadra agonistica, una stagione ricchissima che adesso sta entrando davvero nel pieno. Sì, sì, hai ragione. Allora, diciamo che capitana soltanto per dire, perché l'anzianità qua si fa sentire, sono l'unica sopra i 20 probabilmente tra le ragazze, quindi mi hanno annoverata come capitana. La stagione direi che sta andando bene, i ragazzi si stanno impegnando, poi abbiamo avuto un po' di new entry quest'anno, ragazzi giovani, speriamo anche l'anno prossimo che arriveranno altre ragazze, altre ragazze. Adesso, per adesso, le gare sono andate direi discretamente bene. Ci attendono adesso altre tre gare, tre Coppe Parigi, una è il 21 di maggio a Lodi e poi avremo rispettivamente il 6 giugno e il 17 giugno Seregno e Piacenza. Il tutto per poi portarci ai regionali di luglio, sia categoria ragazzi che invece poi la categoria degli assoluti. Beh, poi non dimentichiamo che comunque dopo che la stagione sarà chiusa in piscina si aprirà anche la stagione di Open Water. Sì, assolutamente. Devo dire che per adesso i giovani non si sono ancora approcciati troppo all'open water, però vedo dell'interesse già dall'anno scorso, alcuni ragazzi un po' più piccoli che iniziano a fare le prime garette, si divertono, stanno in compagnia anche dei nostri compagni master, quindi no, direi che sarà una bella stagione anche per l'open water e anche per le new entry agonisti nell'open water, dai. E continuiamo a parlare invece del gruppo master con Bruno Forni, il capitano appunto del gruppo dedicato, insomma, agli esperti. Beh, possiamo dire che nuotare innanzitutto, ma soprattutto la compagnia primo obiettivo. Assolutamente sì. Ti dirò una cosa. Io sono la bellezza di 20 anni che sono in squadra. E
oltre all'aspetto agonistico, che è sicuramente importante, ma il nostro gruppo lo considero unico, perché va al di là di, anche del nuoto stesso. Beh, comunque, parlando invece di gare, direi una stagione agonistica abbastanza ricca, e anche per voi tra poco inizieranno anche le gare comunque in acque libere. Infatti adesso abbiamo l'appuntamento a Bergamo, in Vasca, poi gli italiani e, come giustamente tu hai fatto notare, le acque libere, che è un'aggiunta a, e che ha servito tutto l'allenamento durante la stagione invernale e agonistica.